Antenna 5G sul campanile del Duomo, i residenti si mobilitano per costituire un comitato e dare battaglia. Piazza del Popolo Gremita a Pesaro per la 33esima edizione della festa in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Sono stati tutti adottati, 6 maremmani abbandonati la scorsa estate nel comune di Monbaroccio. Ora è Giove, di 10 anni, a cercare una nuova famiglia. Monte Porzio, paese cardioprotetto, consegnati dalla Proloco 2 defibrillatori acquistati con l'aiuto di alcune aziende del territorio. Esordio positivo per Vallefoglia e la sua settimana inaugurale di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Circa 4.000 gli accessi al nuovo teatro per assistere agli spettacoli in programma. Da Fano alla conquista del mondo del cinema, Palazzo Bracci Pagani, inaugurata la mostra di Andrea Giomaro, il maestro degli effetti speciali. Alma Juventus Fano, Bulldog Lucrezia, Smart System e Adriatica Volley. Stasera su Fano TV una nuova puntata di Sportissimo. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con l'installazione dell'antenna 5G sulla torre del Duomo di Fano. Una doccia gelata per i residenti all'oscuro di tutto, che ora si dicono preoccupati sia per i possibili effetti sulla salute che per quelli paesaggistici. Per questo stanno cercando di costituire un comitato per dare battaglia. L'assessore all'ambiente Cora Fattori, che abbiamo interpellato, ha ricordato che l'ultima sentenza del TAR ha bloccato gli strumenti di programmazione approvati in Consiglio Comunale. Inoltre ci ha fatto sapere che con la Polab, la società che ha avuto l'incarico per realizzare un regolamento in materia, si sta organizzando un calendario di incontri pubblici per informare la cittadinanza, spiegare come sta variando la normativa e in che modo si sta attrezzando la pubblica amministrazione, che già da mesi sta affrontando la questione. Infatti, dopo aver portato la variazione di bilancio in Consiglio Comunale, a dicembre ha dato l'incarico alla Polab. Per quanto riguarda questa antenna, ha spiegato l'assessore, avevamo indicato il campanile come sito, ma prevedendo una mitigazione visiva, indicazione che al momento sembra non essere stata seguita. I lavori però sono ancora in corso. Ci spostiamo in Piazza del Popolo a Pesaro, dove si è svolta la 33esima edizione della festa in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Allora vediamo com'è andata nel prossimo servizio di Marco Lonigro. Tanti hanno partecipato alla 33esima edizione della grande festa in onore di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali. Una vera folla di persone con i loro compagni del cuore si è riunita in Piazza del Popolo per la tradizionale benedizione degli animali, terzo appuntamento a Pesaro dopo Fano e Fermignano, organizzato dalle Giacche Verdi di Pesaro Urbino. Oggi abbiamo superato 100 cavalli, 102 mi hanno detto, hanno contatto, poi c'erano asinelli, caprettine, cani di tutti i tipi, conigli, ho visto, criceti, dunque penso a una bella manifestazione, sono contento perché sono venuti in massa, ma allo stesso tempo mi fa piacere che sono venuti anche da fuori regione, questa cosa vuol dire che ha una bella risonanza, da varie regioni d'Italia sono venuti, li ho elencati prima, dalla Veneto, Abruzzo, Toscana, Emilia Romagna, e questo vuol dire che anche come manifestazione ci abbiamo preso, 33 anni che lo facciamo, è la quarta domenica che di ogni anno di gennaio per questioni organizzative, perché non abbiamo la piazza prima, però cerchiamo di creare una sinergia con tutto questo mondo equestre, di coinvolgere, ma non soltanto, anche di fatto con i cani, centri di addestramento. Presente in Piazza del Popolo anche l'Istituto Mengaroni, che ha realizzato ben 100 stampe xilografiche, opere uniche a tiratura limitata che sono state consegnate in omaggio agli ospiti. Abbiamo coinvolto il Mengaroni quest'anno, è stato fatto un progetto che è stato bellissimo, hanno prodotto questa effigie, questa stampa da regalare, portare ai vari centri.
è una collaborazione nuova. Questi sono dei ragazzi speciali, li avete visti, li abbiamo premiati. È stata una cosa nuova, no? In questo caso come benedizione. E poi soprattutto è venuta la Polizia di Stato, che non è una cosa da poco. Quando io ho detto prima, ci sono soltanto 11 squadre a cavallo in tutta Italia, tra cui c'è Firenze, e per il secondo anno consecutivo sono presenti alla nostra benedizione, che è la benedizione di tutti, una questione liturgica. Devo ringraziare come sempre l'amministrazione, i frati minori, senza di loro non si può fare niente. E quando poi parlo sempre all'istituzione, non voglio mancare di dire grazie al questore di Pesaro, grazie alle autorità che ci hanno dato supporto, e i ragazzi che sono venuti a Firenze, stanno 4 giorni, si sono imbarcati in questo viaggio per poi tornare a casa. Spero che si stanno divertendo. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, perché poi li ho visti con un sorriso, anche la gente che erano qua con i cani e i gatti, vuol dire va bene. E a proposito di animali, anche grazie all'appello lanciato su Fanu TV sono stati tutti adottati. 6 cani abbandonati la scorsa estate nel comune di Monbaroccio. Ora è Giove di 10 anni a cercare una nuova famiglia. Sentiamo l'intervista che Stefania Schiaroli ha realizzato al sindaco di Monbaroccio, Emanuele Petrucci. Siamo al canile Ragano e questo servizio è per sensibilizzare tutti all'amore e al rispetto per queste creature meravigliose che hanno bisogno di tanto amore. Sindaco, ci racconti la storia di questi cani. Allora, qualche mese fa, nel mese di luglio-agosto, sono stati abbandonati nel comune di Monbaroccio 6 maremmani, o meglio incrocio maremmano, che abbiamo portato al canile di Santa Miranda in primis. Il canile di Santa Miranda poi li ha distribuiti in base al territorio anche al canile di Fano, laddove oggi ci troviamo. Oggi ci troviamo al canile del Ragano. Esatto, il canile del Ragano che ci ha ospitato quest'oggi a fronte di questo percorso che tende, per quello che possiamo, a sensibilizzare chi ci ascolta a fronte di quella che è un'adozione, ma soprattutto a sensibilizzare il non abbandono. Oggi siamo venuti qua, abbiamo trovato Giove, che è un cucciolo, un cane ormai di 10 anni che è adottato da questo canile, ma che è cittadino di Monbaroccio, lo voglio definire così, perché è stato tra gli altri trovato nel nostro territorio e ci compete a livello normativo accudirli e dargli un futuro, e che trovano qui nei canili salvo adozione. Quell'adozione che invece fortunatamente hanno trovato i maremmani, quelli che 6 mesi fa a Monbaroccio abbiamo trovato lungo le strade perché abbandonati. E anche ci tengo a ringraziare la vostra emittente televisiva, perché nel mese di ottobre-novembre abbiamo sensibilizzato l'adozione e ad oggi ci troviamo che quei 6 cuccioli che erano sul nostro territorio sono tutti adottati, hanno trovato una famiglia, hanno trovato un amore in più e hanno trovato anche da parte mia una grandissima soddisfazione, perché oggi questi enti locali come il nostro si trovano, almeno il mio, a essere ancora più sensibilizzati per quello che è l'aspetto umano e il rapporto con gli animali. E quindi siamo venuti qua per curiosità, per capire chi ci fosse di Monbaroccio, e abbiamo trovato Giove, un altro bel cucciolone di 10 anni che gioca con Maya, che è la vicina di casa, o meglio la coinquilina, la vogliamo definire così, ma soprattutto ci tengo a ringraziare questa emittente televisiva, i volontari del canile, Santa Miranda e Fano in particolar modo, e tutta la sensibilità che questi operatori ci mettono nel buon senso del volontariato e nella umanità che tutti i giorni li contraddistingue. Facciamo anche un appello perché portino coperte, cibo, qui questi cani ne hanno assolutamente bisogno, e anche i volontari. Assolutamente, ma mi sa che ti hanno sentito appena l'hai detto, perché sono partiti tutti con l'ululato, e quindi ci teniamo a sensibilizzare chi vuole adottarli a distanza, chi può portare una coperta, chi può dargli uno spazio casalingo, perché hanno bisogno di affetto e credetemi sanno dare tanto amore a chi ne ha bisogno. E le pene contro chi tratta male gli animali sono sempre più severe, si sono fatte nuove proposte di legge per inasprire, giusto? Assolutamente sì, si sta lavorando per inasprire le pene, ma voglio sensibilizzare la gente a non abbandonarli. Ci sono i canili, ci sono degli spazi, ci sono le amministrazioni che possono collaborare per far sì che possono avere un futuro i cani. Se non possono trovarlo nella vostra abitazione perché avete delle difficoltà di qualsiasi tipo, gli enti locali sono a disposizione, il mio piccolo comune è a disposizione per quello che mi compete, ma così come l'obbligo di tutti gli enti locali dare un futuro anche a chi purtroppo potrebbe subire delle conseguenze nell'abbandono, che potrebbero essere così veramente difficili e
poter evitare di non dare un futuro a queste bellissime, a questi bellissimi animali, sarebbe veramente un delitto e quindi giusto inasprire le pene. E ricordiamo a tutti, come diceva Gandhi, che la civiltà di un popolo si vede dal modo in cui tratta gli animali. Assolutamente sì. Quello che noi ribadiamo di continuo è che il cane non è per tutti. Nel senso, bisogna essere consapevoli che per sempre, e anche perché adesso purtroppo vanno di moda le rinunce di proprietà. Ogni giorno mi chiamano che non vogliono più il cane perché è morto il proprietario, i parenti non vogliono sapere niente e ci rimettono sempre queste povere bestiole. Questa è la cosa che a me sta più a cuore. Dal 1 febbraio la distribuzione dei farmaci per le terapie erogate ai pazienti cronici sul territorio di Fano verrà trasferita dall'ex ospedale pediatrico alla farmacia interna dell'ospedale Santa Croce nel padiglione 4B al piano interrato. L'obiettivo è quello di centralizzare in un unico punto di distribuzione tutti i farmaci, compresi quelli erogati in dimissione e post visita specialistica. L'accesso per il ritiro viene confermato per utenza da lunedì al venerdì dalle 9 alle ore 13. In merito poi alla distribuzione della nutrizione enterale per i dispositivi e i materiali a pazienti tracheostomizzati, a pazienti diabetici, come sensori, trasmettitori, lettori, ricevitori e microinfusori, si mantiene l'accesso al pubblico nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 15 a Fano in via Tazzoli 15 e il lunedì e giovedì dalle 9 alle ore 15 a Pesaro in via Alfano 5. Invece AZ S.p.A. fa sapere che per giovedì 1 febbraio è prevista un'assemblea sindacale del personale dell'igiene ambientale. L'incontro si svolgerà dalle 11 alle 12.30 per il personale operativo e dalle 12.45 alle 14 per quello amministrativo. Dunque sono possibili rallentamenti nella regolare erogazione dei servizi. Ora andiamo a Monteporzio, dove la Proloco, grazie al contributo di alcune aziende, ha donato al paese due defibrillatori, macchinari salvavita che possono essere utilizzati da tutti. A Monteporzio davanti al comune e a Castelvecchio davanti alla scuola elementare saranno posizionati defibrillatori a disposizione della comunità che Proloco ha donato con l'aiuto delle aziende del posto, realizzando il progetto Paese Cardioprotetto. Defibrillatori di ultima generazione che saranno a disposizione di tutti. Durante l'incontro si è sottolineata l'importanza di sensibilizzare le persone all'utilizzo dei macchinari senza paura. Una dimostrazione pratica, dove è stato spiegato anche il massaggio cardiaco, molto efficace nel dimostrare quanto gli strumenti siano semplici da utilizzare e guidino ogni manovra. Basta infatti aprire il defibrillatore parlante e lui guiderà passo passo le operazioni da compiere, più semplice da fare che da spiegare. In caso di arresto cardiaco è determinante il tempo e avere un defibrillatore a portata di mano può salvare la vita nell'attesa dell'arrivo dell'ambulanza, che va chiamata immediatamente. Anche pochi secondi fanno la differenza. Il defibrillatore, una volta posizionati gli elettrodi sul torace del paziente, ed è lui a dirvi come fare, valuta automaticamente se è in corso un arresto cardiaco e solo in quel caso si attiva, altrimenti non parte. Sarà il macchinario stesso a fare delle valutazioni automatiche e a guidare chi lo sta utilizzando anche nel numero di shock da somministrare, in alternanza con 2 minuti di massaggio cardiaco, anch'esso spiegato come deve essere effettuato dalla voce dell'apparecchio. È possibile fare dei corsi per imparare ad utilizzare i defibrillatori e a fare il massaggio cardiaco, contattando le pubbliche assistenze e le croci. Siamo sentiti di voler fare un regalo speciale al paese e finalmente poter realizzare il nostro progetto di un paese cardioprotetto. Siete stati aiutati dalle aziende del paese? Sì, senza di loro noi non saremmo mai riusciti ad arrivare ad un obiettivo così grande, tanto che il nostro obiettivo principale era un defibrillatore. Grazie al supporto delle aziende del posto siamo riusciti a donare al comune 2 defibrillatori. I defibrillatori sono tutti buoni, i defibrillatori sono tutti parlanti, in particolare il defibrillatore che ha donato la Proloco è un defibrillatore di ultima generazione, quindi parla molto, parla in tutte le fasi del suo utilizzo. Utilizzare un defibrillatore di per sé non esiste una formazione obbligatoria. La legge dice che tutti possono utilizzare un defibrillatore, anche chi non ha fatto il corso. Non ci possono essere rischi legali nell'utilizzo, non ci possono essere rischi tecnici di fare male a qualcuno o a se stessi, perché il defibrillatore, una volta messi gli elettrodi sul torace del paziente, ci allontana perché effettua un'analisi del ritmo cardiaco. Solo dopo l'analisi del ritmo cardiaco, solo dopo aver evidenziato la presenza di un arresto cardiaco per cui è consigliato lo shock, solo in quel caso ci invita a schiacciare il tasto di defibrillazione, altrimenti se schiacciamo quel tasto non può erogare. Quindi il defibrillatore eroga solamente se c'è un arresto cardiaco.
Venerdì mattina la società Progetti del Cuore ha ufficialmente consegnato un nuovo mezzo di trasporto all'associazione Hauser di Fano. Il veicolo, che sostituisce quello consegnato 2 anni fa, è di fondamentale importanza per lo svolgimento dei vari servizi e trasporti sociali. In 2 anni, come ha riferito il presidente di Hauser, Rivaldo Sebastianelli, solo da quel mezzo sono stati percorsi quasi 80.000 chilometri e sono state trasportate oltre 3.000 persone. Presenti alla cerimonia di consegna, oltre al presidente e alcuni volontari, anche il vice sindaco Cristian Fanesi e l'assessore Dimitri Tinti. Presenti anche i vari sponsor, ai quali è stato consegnato da parte di Ada Donati della società Progetti del Cuore un attestato di riconoscimento per aver dato un loro contributo e aver reso possibile l'acquisto. Il mezzo è stato poi benedetto dal parroco della parrocchia di San Lazzaro, Don Francesco Lundei. Circa 4.000 persone nel nuovo Teatro Santi per la settimana di Vallefoglia, capitale della cultura. Un bilancio più che positivo, raccontato questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Palmiro Ucchielli. Noi siamo molto orgogliosi perché, insomma, sono passate quasi 4.000 persone in una settimana e il Presidente della Repubblica, il Ministro della Cultura, il Presidente della Regione, la Provincia, i sindaci... Veramente, e poi tutte le sere pieno zeppo di gente, quindi un grazie al sindaco di Pesaro che ci ha aiutato sia per la presenza di Mattarella ma anche per metterci alla prova per la prima settimana, perché era molto anche rischioso, perché se non c'era tutta la gente tutte le sere, con una forte diversificazione anche degli spettacoli in questa settimana, è filato tutto liscio, che non fa notizia, però è importante perché anche quello era... Il teatro, una prova enorme, un teatro di 336 posti che si aggiunge al Teatro Branca di 150 posti a Sant'Angelo dell'Isola, quindi questa città oggi ha 2 teatri. Quindi la settimana della cultura per noi è stata davvero straordinaria, grazie a Pesaro, alla collaborazione, al sindaco Matteo Ricci, e quindi è nato un orgoglio di questa vallata, di questa città, che non è più solo una città delle fabbriche, del lavoro, della formazione, delle nascite in crescita, ma anche una città della cultura. Il bilancio della prima settimana è eccezionale, la grande manifestazione con il presidente Mattarella al Vitrifrigo Arena, più di 8.000 persone, la diretta RAI, una rassegna stampa pazzesca, siamo andati in centinaia di TG e nella stampa di tutta Europa, già di per sé era stato un grande avvenimento, ma l'abbinamento anche con l'inaugurazione del Teatro Santi a Vallefoglia, sempre con il presidente Mattarella, ha aggiunto un valore in più, perché ha aggiunto il valore di un investimento importantissimo che Vallefoglia ha fatto, un teatro molto bello, molto funzionale, che si inserisce dentro la rete dei teatri provinciali e regionali e ci consentirà di essere più attrattivi anche rispetto agli eventi che vorremmo organizzare nei prossimi anni. Del resto il nostro obiettivo è quello di valorizzare il territorio. Vallefoglia, sapevamo che partire con Vallefoglia sarebbe stato un successo assicurato, non a caso è stata una settimana di eventi stracolmi di persone, a dimostrazione che quando c'è un comune lungimirante come Vallefoglia che investe in cultura, la gente risponde, e questo sarà anche un grande viatico per il futuro, perché l'obiettivo della capitale della cultura è cambiare i prossimi 10 anni. Abbiamo fatto già parlare di Pesaro nelle prime settimane della provincia di Pesaro Urbino tantissimo, e questo avrà un effetto sicuramente positivo non tanto nei prossimi mesi ma soprattutto nei prossimi anni. Ora torniamo a parlare del Carnevale di Fano, in particolare della collaborazione che prosegue ormai da anni con Argos, l'associazione Forze di Polizia, che domenica ha portato il suo contributo con il progetto A Scuola con Legalità. A Carnevale di Fano non poteva mancare l'associazione Argos, da anni che collabora con il nostro Carnevale. Beh sì, ormai sono 8 anni che collaboriamo con il Carnevale di Fano, c'è una grande amicizia con la Presidente, ma un po' con tutta l'amministrazione comunale e anche con i cittadini di Fano, che comunque ci vogliono bene, nel senso che apprezzano anche questo nostro modo di fare, diciamo, polizia e sicurezza di prossimità. Siamo qui, ripeto, oltre per rinnovare il gemellaggio, che ormai va in automatico, ci sentiamo un po' a casa qui, stiamo portando anche qui nella città di Fano un nostro percorso che si chiama Scuola con Legalità. È un momento, una parentesi importante della nostra attività, dove
vogliamo infondere ai bambini quelli che sono i principi dell'educazione civica, delle attenzioni da avere nella vita quotidiana. Li stimoliamo a seguire sempre i consigli dei genitori, che sono i primi, diciamo, paladini della famiglia. Quindi bambini, mi raccomando, ascoltate sempre i primi consigli dei genitori e state attenti ogni volta che uscite da casa. Quindi oggi presenteremo questa scuola con legalità, con dei nostri amici dell'associazione Argos e Forze di Polizia che sul territorio praticano queste attività, e vogliamo anche qui, insomma, dire la nostra. E facciamo i complimenti al Carnevale di Fano e a tutta l'amministrazione comunale, perché questo è un carnevale oltre che storico e oltre che più dolce d'Italia, è un carnevale molto sicuro, un carnevale molto attento, è un carnevale che guarda anche alle misure di sicurezza, e questo è importante anche perché sono momenti di aggregazione, momenti dove c'è tanta gente, bisogna stare attenti con gli occhi aperti, e Fano è sicuramente l'esempio di come si svolge una kermesse storica in più giorni. Angelo, lei oggi è ospite del Carnevale di Fano, che emozione si prova? E sono strafelicissimo, perché questo carnevale è veramente eccezionale. Noi collaboriamo, noi artisti, con Argos Forze di Polizia, un'associazione nazionale, e lo scopo è dare legalità ai bambini nelle scuole. Abbiamo fatto tante tappe a Roma e oggi ci troviamo qui a Fano, ci sono più di 1000 bambini in piazza, la legalità prima di tutto. Quanto è importante far comprendere ai bambini la legalità fin da piccoli? Spiegare la legalità ai bambini è molto difficile, noi ci siamo ben preparati, abbiamo fatto tanti studi per poterlo fare. È molto importante perché loro sono il nostro futuro e insegnare la legalità è molto importante. Per esempio, noi quando siamo a Roma proiettiamo il cortometraggio su Rosario Livatino, il giudice ragazzino assassinato dalla mafia, e lì parliamo ai ragazzi dell'importanza delle istituzioni. Siete bellissimi! E nell'ambito delle iniziative carnevalesche è stata inaugurata la mostra del maestro degli effetti speciali Andrea Giomaro dal titolo Cose, idee, visioni, oggetti tra cinema e arte. Cristiana Guerra. Oggi siamo all'interno di Palazzo Bracci Pagani. Pochi giorni fa è stata inaugurata la mostra dal titolo Le cose, idee, visioni ed oggetti, realizzata da Andrea Giomaro. Che cosa vediamo al suo interno? Cose. Perché uno mi chiede che lavoro fai, appunto, qual è la qualifica? Mica lo so. Io faccio cose. Dopo, queste cose, a seconda del contesto, assumono un valore. Ma in generale un po' l'arte moderna è così. Duchamp prese il pisciatoio, lo tolse dal bagno, lo mise in un museo e divenne opera d'arte. Quando faccio una testa mossa, una roba del genere, sembra una roba da depravati. Caravaggio dipingeva e è diventato un artista. Lì per lì, tra l'altro, l'hanno anche scomunicato perché faceva ste robe. Diciamo che faccio cose. Dopo, queste cose possono essere usate nei diversi contesti. Principalmente le usiamo, le cose che faccio, per il cinema, televisione, teatro, per lo spettacolo. Dietro le sue spalle c'è una maschera dedicata al carnevale. Questo pezzo l'ho realizzato apposta per la mostra. Si chiama appunto Carnevale. Carnevale. Perché? Perché etimologicamente la parola carnevale, diciamo, potrebbe avere due origini, che però il significato è lo stesso, è carne levare, oppure dal latino carnevale, perché ave atque vale era l'antico saluto romano, quindi salutare la carne. Perché? Perché subito dopo il carnevale arriva la quaresima, quindi devi togliere la carne. Allora a me questa cosa di togliere la carne mi ispira molto, infatti ho preso la tradizione fanese, ho fatto una maschera di carnevale con la carta pesta, che è appunto per omaggiare la tradizione fanese, e gli ho tolto la carne. E cosa ci trovi sotto? Ci potevi trovare tante cose, lo spirito del carnevale. No, ci ho trovato il teschio, di solito sotto la carne c'è il teschio, e quindi diventa una sorta di memento mori fotonico. E poi ovviamente quando ogni volta che io mi ricordo memento mori, ricordati che devo morire, sì, mo me lo segno, diceva Troisi, e quindi riconduce sempre a un'idea cinematografica che mi piace riportare un po' in tutti i pezzi. In questa sala, per omaggiare il carnevale, c'è anche un quadro dedicato al Vulone. C'è un quadro dedicato al Vulone e la locandina, diciamo è partito tutto dalla locandina. Qualche anno fa realizzai questo quadro del Vulone alla Flora, che è presidente della carnevalesca, è piaciuto molto, ho detto ah dai Giomaro, c'ho qualcosa da dire, e gli facciamo fare la locandina. Quest'anno ho fatto la locandina, che è stata presentata a Bruxelles, no, per la presentazione del carnevale come bene immateriale, e quindi avevo fatto, oltre ai coriandoli e le caramelle, anche i broccoletti di Bruxelles, no, in queste esplosioni di oggetti, il Vulone che corre, e ho riportato questo disegno che omaggia un po' il Vulone, ma anche un ipotetico Vitruvio, un Vulone vitruviano, diciamo. E chi non ha visto E.T. per televisione? Io l'ho visto, di solito quelli della mia età lo hanno visto. E.T. è molto importante per me, non solo come film, ma per quello che rappresenta, perché E.T. è
stato costruito, inventato e costruito da Carlo Rambaldi, che è il mago degli effetti speciali italiani, il padre. E noi, Carlo Rambaldi, tendiamo a dimenticarcelo, poveretto, ci ha lasciato qualche anno fa, ma ha vinto 3 Oscar, uno per E.T., uno per Alien e uno per King Kong. Io conobbi il lavoro di Carlo Rambaldi quando avevo 12 anni. A 13 anni conobbi proprio Carlo Rambaldi, perché andai a una sua mostra a Ferrara, e 10 anni dopo ero allievo di Rambaldi all'Accademia Europea di Effetti Speciali, e quindi se facevo la mia unica mostra ci doveva essere un qualcosa che ricordasse Rambaldi, e quindi ho riprodotto E.T. Ed ora apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri a Marsina Tombari e Arnaldo Marchetti, che domenica 28 gennaio hanno festeggiato 63 anni di matrimonio, nozze di lilla per questa coppia residente a Fano, che vediamo anche in una fotografia insieme alla famiglia. Auguri da tutti noi. E come ogni martedì torna su Fano TV Sportissimo, dunque sentiamo le anticipazioni della puntata di questa sera. Sempre più a rischio è il futuro dell'Alma Juventus Fano, e non è solo la situazione del campo a preoccupare, con la sconfitta rimediata in casa con l'Assemblea di Tese che ha reso la classifica ancora più scivolosa. Il riferimento va fatto essenzialmente al quadro societario, con il presidente russo che sembra sempre più intenzionato a smobilitare, anche se sembra abbia garantito comunque la prosecuzione dell'attività per un paio di partite. L'analisi del momento del club granata con Roberto Canestrari, ex giocatore e dirigente dell'Alma Juventus Fano, con il quale ricorderemo anche i suoi trascorsi agonistici, in particolare nel Cagliari, in cui lo volle Gigi Riva. Poi la pallavolo con la Smart System, che è tornata a vincere in casa contro Sorrento, terza nel campionato di A3 di volley. E sempre per il volley la storia dell'Adriatica all'alba ormai dei 70 anni dalla fondazione. Quanto invece al calcio a 5, spazio questa sera al Bulldog TNT Lucrezia, che sta disputando il campionato di A2 e che, con la vittoria ottenuta nell'ultimo turno a spese di Roma History, è tornata a credere nella salvezza. Nel primo caso nostri ospiti il presidente dell'Adriatica Massimo Gabbianelli con l'allenatrice Martina Betti, nel secondo l'allenatore Elia Renzoni con il giocatore Michele Salatinelli. Ci vediamo tra poco. Vi ricordo che giovedì 1 febbraio trasmetteremo in diretta la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro natatorio finanziato e realizzato dalla Fondazione Carifano. L'iniziativa non sarà aperta al pubblico, ma potrà essere seguita sia in diretta su Fano TV sia sui canali social della Fondazione. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi la nuova puntata di Sportissimo condotta da Andrea Maduzzi. Vi ricordo che invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle 7 insieme a Massimo Foghetti, che condurrà la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti. Thank you.